Allora, l'audienza magistrale non ci sarà, primo, perché io non ho niente da insegnare. Secondo, il magistrale, qua ne abbiamo tanti, naturalmente rappresentanti, io, come ho detto in un'occasione, amo la parola maestro, anche se oggi tutti quanti si chiamano maestri, è vero? È vero che io rispetto il maestro Barbieri, il maestro Calzolario, il maestro eccetera, eccetera, cioè gli artigiani che sono maestri del loro artigianato, ma poi gli altri, tutti quanti ormai si chiamano maestri, maestri di che? Amo questa parola che rifiuto poi, ma l'amo solo perché mi dà la possibilità, come ho detto in altra occasione, di non abbassare la testa, io non abbasso la testa a nessuno, non per presunzione, ma perché siamo tutti uguali. Ma amo la parola magistrale. Unicamente perché, come dissi a un famoso ministro, e qua ci sono i latinisti stasera, quindi mi espongo, magistrale, maestro viene da magister, che viene quindi da magis, che significa di più, ministro viene da minus, che significa di meno. No. Questa è l'unica cosa che la parola magister, maestro, mi consola. Perché naturalmente l'unico maestro e ministro allo stesso tempo è stato Gesù Cristo, perché era maestro, di quanto era maestro, e poi ministro perché era al servizio degli umili. E molto spesso i nostri ministri, e non solo i nostri, dimenticano che dovrebbero entrare col testatino di fronte al popolo e umiliare. Mi dice una cosa, dice, ma o è un teleradio o è pazzo. Non solo, sono un meridionale, chiaro, e il fatto che io sia un meridionale è stata la mia forza, quindi invece di fare una lezione magistralis vi dirò qualche cosa della mia vita. Io nasco a Napoli, come è stato detto, così la facciamo un po' più leggera la cosa che fa caldo qua. E nasco a Napoli per volontà di mia madre, napoletanissima, la quale, avendo sposato un grande e semplice medico di Monfetta, aveva creduto che mio padre sarebbe poi trasferito in quel di Monfetta e in quel di Napoli seguendo mia madre. Invece, per ragioni che non sto adesso ad elencare, lui rimase a Monfetta e quindi mia madre, dalla grande capitale, era una capitale ancora, prima della guerra a Napoli, no? Capitale di un grande regno, e dovete trasferirsi a Monfetta, città straordinaria, città di Gaetano Salvemini, presso il cui liceo dove lui studiò, io studiai fino al primo liceo e poi trasferirmi a Napoli. A Monfetta io credi in un liceo severissimo, molto severo, come sono tutti i licei meridionali, perché tutti che dicono che al sud è più facile, tutte queste cavolate, no? Ogni tanto è 5 minuti qualsiasi, perché poi al sud gli allievi propongono di più, ma dove? Ma perché? Quindi ancora esiste questa specie di avversione, tant'è vero che verso il sud, in un'Italia invece che dovrebbe essere fiera di questo sud, che è la parte dello stivale che sostiene la gamba intera, perché se è una gamba con gli anni pieni come si cammina, è vero? Quindi io avevo studiato al liceo di Monfetta ed ero cresciuto in maniera severissima, tant'è vero che ancora adesso chi mi avvicina e scopre un altro lato di me stesso dice, ma è diverso da come ce l'avevano descritto, perché io sono perseguitato dall'inizio, da quando ero giovane, dal fatto che quello, il terrone è duro, eh sì, il terrone è duro, deve essere molo. Ho visto che la risata è stata un po' così, vabbè. Sì, però, quindi
Pensate, sono cresciuto da ragazzo girando intorno all'Anillo Comunale di Molfetta, dove c'è il Palazzo Vescovile e dove c'è un orologio, dove c'è una scritta che io porto con me sempre nel cuore. C'è la scritta e c'è scritto: Mortales vos esse docet quae habitur ora. L'ora che passa vi ricorda che dovete crepare. Quindi pensate, un ragazzo a 12 anni, 13 anni, 14 anni, oggi ha il pad, iPhone, il libro, bombe, fanno tutte queste cose. Invece noi già portavamo sulle nostre spalle il fratello della morte, capite? Dobbiamo lì. Quando si andava a letto poi, se non si andava a letto prima dopo le 9 o dopo le 8, dice guarda, dicevano, devi dormire perché dopo alle 9 esce la morte dalla chiesa, e passa per la strada e prende tutti i bambini che trova per strada. Poi dopo c'era l'Ulopoma, che era il lupo mannaro, sarebbe quello che oggi avrebbe il sistema ormonale, che usciva fuori facendo. Sono cresciuto in questa straordinaria terra dove sì, è vero, noi cresciamo nel senso della bellezza e nel senso anche della morte, no? La morte, ma come colei che ci attende, colei che convive con noi e che ci porta poi attraverso lei stessa ad un'altra vita. Quindi sono cresciuto in un'atmosfera serena. Questo ha fatto sì che io non è che ogni cosa si faccia una risata, e ciò la faccia che mi hanno dato, e non è che posso dire che ho una faccia da giullare, assolutamente, visto di notte faccio più paura che di giorno. E naturalmente cominciare tutti i miei studi e poi mi trasferì a Milano per volontà del direttore del conservatorio di Napoli e andai a studiare a Milano. A Milano venne identificato come è arrivato quest'anno un terrone moretto, perché non sono timidi, i miei che ci sono non sono suoi, proprio assolutamente. Ma avevo tanti capelli neri, foltissimi, ma ero il terrone. E questo fatto della terronicità però mi ha sempre dato un grande orgoglio, tanto è vero che ancora adesso in America ogni tanto qualche giornale americano, riferendosi a me come direttore dell'orchestra sinfonica di Chicago, che è una delle più grandi orchestre del mondo come lo sapete, mi definisce a proud southern Italian, un prode non italiano, italiano del sud, un prode italiano del sud. E nel mio ufficio a Chicago, oltre a altre cose, ci sono due grandi immagini, una del Golfo di Napoli, dove sono nato, e l'altra del Castello del Monte, Castello del Monte di Federico II, di cui io sono invadito dall'età di 4 anni, vidi per la prima volta questo libro in pietra, come viene definito. Ho studiato al Conservatorio di Napoli, ho studiato al Conservatorio di Milano. Non ho studiato nella Royal Academy di Londra, o nell'Accademia di Vienna, o nell'Accademia di Berlino, ma di tutte queste sono diventato poi membro onorario. Questo significa, e lo dico con ai ragazzi, il professore lo sa, già ma lo dico ai ragazzi, avere le radici forti nella nostra terra può dare la possibilità di crescere e poi di fronteggiare il mondo senza bisogno di fregiarsi di titoli accademici. Io ho studiato con questo, ho studiato con quest'altro, io sono un prodotto della scuola italiana, assolutamente. E con questo ho fatto una certa carriera che mi ha permesso anche di avere tutti quei titoli,
come sono stati elencati, la Legion d'Onore, cavaliere dell'impero britannico, dalla regina Elisabetta. Pensate che nell'incontro con la regina Elisabetta, per dire come la meridionalità simpatica, non è che sono simpatico, ma in quel momento lo fui, e quando venne la regina Elisabetta alla Scala, io feci un concerto, una parte di musica italiana e una parte di musica britannica, un pezzo di Elber dedicato all'Italia. La regina, questa venne nel 2000, e a differenza di tanti politici nel mondo, non è che attese il direttore d'orchestra dopo il concerto nel palco reale o in un salone, volle dal palco reale venire nel mio camerino, e quindi con tutti quelli che sono creati dalla nostra polizia, i carabinieri eccetera, che erano tutti allertati, perché dal palco reale venire nel camerino del direttore d'orchestra c'era un cammino alquanto pericoloso da fare, e lei venne, volle in questo modo ringraziarmi per il fatto che per 12 anni ero stato direttore della Filarmonica di Londra. Era un gesto di ringraziamento. E allora la donna era molto preoccupata. Dico, ma come si deve accogliere la regina? Poi dice, maestà, Your Majesty, questo è stato. Dice, no, alla regina bisogna dire man, cioè signora. E io ho detto, ma come man? Man significa, molte tesi significa mamma. Mamma mia, ero con la regina, mi fa impressione di dirmi, mentre ero lì che pensavo di fronte alla porta, quando la regina è arrivata, poi simpaticissima, mi sono accorto che a terra c'era un tappeto che copriva un lieve scalino, dove in quel momento realizzai che molti che entravano inciampavano, e allora non volevo che succedesse una cosa di questo genere, quindi ero loro perché ero pronto a dire mamma, cose, che quando lei è arrivato ha detto what's up? attenzione che può fare solo un italiano o un meridionale che si sente libero, come in fondo libera e ariosa e bella è la nostra terra. Solamente ragazzi, dovete credere nella vostra forza e nelle vostre origini. Avrete sempre qualcuno che rompe e che dice, non si interrompe, se questo cosa eccetera. Ma facciamo l'elenco di chi è nato in questo sud, no? Pensate che io quando sono stato invitato la prima volta a dirigere il concerto di Capodanno nel 1993 con la Filarmonica di Vienna, il famoso concerto, no? Che finisce con la maschera destra, che tutti mangiano, bevono, eccetera, la mattina e mangiano il stomaco, poi e le chicche, e poi nulla perché porti i soldi, tutto il che si fa. Intanto si dirige questo concetto che è uno dei punti massimi per la carriera del direttore d'orchestra. Pensate ragazzi, io ero stato invitato perché non ho mai avuto manager, cioè sono sempre stato da solo. La mia carriera l'ha fatta le orchestre, non i managers. Allora, quando venne fuori la notizia che ero stato invitato quindi dai filarmonici di Vienna a dirigere il concerto di Capodanno, qualche deficiente che ancora scrive su qualche giornale importante italiano scrisse, che è ancora in vita questo signore, scrisse, ma che ci fa un napoletano sul podio della Filarmonica di Vienna con la musica di Strauss il primo dell'anno? Ma mi invitano gli inglesi e le critiche prima di andare a dirigere il concerto per fare i miei compatrioti, i miei italiani. Risultato: sono stato invitato più volte a dirigere il concerto di Capodanno, e nel concerto del 2000, il concerto più importante perché il passaggio dal 1999 al 2000 è un concerto simbolico, di tutti i direttori importanti del mondo fui chiamato io. Questo signore, naturalmente. Noi siamo i maggiori denigratori di noi stessi. Ogni volta che gli italiani hanno
e soprattutto di quelli del sud. Ah, e non è un discorso politico questo, è un discorso neanche sociale dato la laurea, è un discorso di un italiano, così, che è fiero delle sue origini. Ma io, se ci sono state delle difficoltà nella mia vita, sono state create qua e là da personaggi del nostro paese, che perché c'è l'invidia, ci sono tante cose. È un paese che ha bisogno veramente di trovare la verità delle sue forze. Pensate ai ragazzi qui delle bande di Calabria. Ogni volta si legge, e questo l'ho detto altre volte ma lo ripeto, si legge, bisogna prendere esempio dall'orchestra, non so che viene da quale paese, oppure seguire l'esempio di questo metodo, cioè, ma perché? Noi non abbiamo un esempio così straordinario come quello delle bande di Calabria, di giovani che imbracciano, come ha detto il professor Lamberti, strumenti di vita, invece di contro strumenti di morte. Questo è molto più valoroso che altri strumenti. Però noi siamo esterofili, abbiamo questo vizio tra maledetto, e tutto quello che viene dall'altra parte è sempre più bello, è più straordinario, eccetera, per poi dopo rifugiarci in una forma di apatia terribile. Ci sediamo sulla sedia e non facciamo niente, perché siamo poi italiani, perché poi ci viene una specie di presunzione all'inverso, senza voler fare assolutamente. Ora, per concludere, prima è stato detto dell'Aspromonte, che naturalmente di Aspro ha solamente il nome, prima il monte. Io pensavo, mentre è stato detto questo, che però il latino dice per aspera ad astra, quindi voi avete già le montagne rocciose e forti da cui spiccare il volo verso le stelle, e questa è la